l'incontro di oggi, che ovviamente è un po' svuotato, avete letto sui giornali di oggi, i tre segretari dei partiti che rappresentano le forze di maggioranza, quindi Massimo Tretti di Forza Italia, Sergio Bursi, Alleanza Nazionale e Maurizio Parma, Lega Nord, hanno con un comunicato che adesso vi leggo, ma che è stato pubblicato anche oggi dai giornali, declinato l'invito alla partecipazione all'incontro di oggi. Mi spiace molto, lo dico proprio con un termine quotidiano, perché io comunque ritengo che il pluralismo delle idee e delle diverse convinzioni arricchisca comunque il nostro paese, la nostra cultura, quindi anche chi la pensa diverso da noi ci deve servire a far riflettere. Purtroppo hanno deciso di non partecipare, questo è chiaro, ci impedisce un dibattito, un contraddittorio, perché le forze politiche presenti oggi hanno già tutte ampiamente manifestato attraverso gli organi di stampa, attraverso i siti, delle loro convinzioni ben precise, molto affini alle nostre rispetto alle politiche scolastiche. Quindi noi l'incontro lo facciamo perché vogliamo che la gente possa parlare, vogliamo che la politica ascolti, che conosca quali sono le problematiche che vivete voi a scuola come personale della scuola, che vivono i genitori, le loro preoccupazioni. Quindi il nostro incontro si svolgerà lo stesso, sebbene è evidente la mancanza di contraddittorio toglierà un po' di tese anche alla nostra iniziativa. Leggo